Godzilla is on the move. He's taking the exact route we predicted. Ragazzi, siamo appena ritornati su Godzilla. Abbiamo appena completato la fase 1 e la fase 2 della partita di oggi. Attenzione, creatura di Jack, creatura sconosciuta Jack sta già arrivando. Ragazzi, sta mappa ha un botto di roba da distruggere, bellissimo. Ragazzi, perché non avreste visto lo scorso episodio? Sì, siamo ritornati sulla serie di Godzilla e ho intenzione di poi fare una partita al giorno, quindi in questo episodio spero di arrivare alla fine di questa partita. Rispetto alla tappa successiva, adesso alla tappa precedente, adesso qui siamo in modalità normale. E perché non avreste visto lo scorso episodio, ragazzi? Per appunto siamo nella fase 3 del percorso. E il nostro obiettivo principale è distruggere i generatori delle mappe, ma soprattutto spaccare tutto, perché più spacchiamo più diventiamo grossi, e più diventiamo grossi più c'è la probabilità di sbloccare le fasi finali. Ragazzi, guardate, madonna che foto figa che ho fatto. Allora, è apparso un kaiju che già sappiamo chi è perché l'avevo già incontrato. Eccolo lì, il mostro dei rifiuti. Batte nello scorso episodio era molto meglio. Cioè, lo vedo che eccolo lì. Fortunatamente non è. In mezzo non ci sono edifici, per fortuna, così me li posso papare tutti io, tra virgolette. Attenzione, anche lui è alto 55 metri. Adesso lo ricopri, adesso lo distruggo di colpi. Sempre se riesco, porca perché teoricamente. Allora ragazzi, più se il mostro nemico è. Oddio! Più il mostro nemico. Allora ragazzi, se il mostro nemico è più piccolo di voi, teoricamente si può fare, è più facile da battere. Prima mi ero ritrovata a battere che è alta 100 metri, poi quando ho rifatto riprova è alta 55, non ho capito perché. Aspetta, adesso gli tiro un atomico in faccia. Madonna, che ti ho fatto male, eh? Ammasso di rifiuti. Quello dovrebbe essere un alieno che ha assunto tipo le sembianze dei rifiuti, cioè. O che si è nutrito di rifiuti, no? Beh, cioè, attenzione, ruggisce. Cerca di farci paura, ma noi siamo forti e soprattutto siamo coraggiosi. E non ci fa paura neanche se fa gli attacchi fighi dove tira le cose. L'avevo preso con triangolo della levetta in avanti. Spa un ultimo raggio atomico e ti distruggo. Mannaggia! Ma questa visuale è bellissima! Vai! Hedora è a terra! Questa volta sapevo il nome. Cioè, l'ultima volta lo sapeva il nome di Malbatia, questa volta lo sapeva. A volte lo sanno i nomi, a volte non lo sanno. È un dato di fatto, ragazzi. Allora, io ho distrutto Edora, ma però il tasso di distruzione è lì in basso a destra, vedo che è 34% e non mi sta bene. Quindi io adesso... Qui c'è la righina arancione che ci indica che non possiamo andare a distruggere tutta la città, però peccato, altrimenti saremmo già arrivati a 70 metri di altezza. Però non si può, peccato. Dio, guarda che bel edificio che c'è qui. Ragazzi, dobbiamo raccogliere i dati, non si sono già detti, in questo episodio, per arrivare a sbloccare le fasi finali. Ok, dato non so qual è. Aspettate. Ah, è il touchscreen in pausa, ecco. Attenzione, condizione per extra bonus di suggerimento di ciclare armati. Ne ho già spaccati due male.
Raga, comunque se ricordi che già attorno come zanzare mi stava veramente sulle scatole. Morite! Attenzione, mi sono avvicinata a quello che in realtà è l'ultimo generatore, perché se prima c'era l'aga da... del 4. Aia! Adesso mi... ecco. Non mi va... non mi faccio neanche indietro io per evitare lo scudo. Io vado perché sono cazzuta e quindi non mi tiro indietro davanti a uno scudo. Carro armato? No, questo è un... questi sono carri armati. Tasso di resistenza 45. No, non mi piace qua. Devo arrivare a 100. Oh, caraca, ragazzi, mi fanno pena i soldati quando muoiono. Ok. Ok. Perciò mi sto avvicinando al secondo generatore. Cioè, con la cordata, gli tolgo un sacco di punti vita, tra virgolette, al generatore. Attacco col triangolo questo. Madonna. Ehi. Io comunque devo trovare anche gli altri due punti di raccolta dati. E ho tutto il bonus. Mentre giochiamo non si vede, ma stiamo salendo di dimensioni, stiamo crescendo di dimensioni, siamo a 67 metri. Ed è tipo la terza fase? Siamo già giganti, ragazzi. Alzate il livello di 1 il livello di disastro. Cioè, sì. Il livello di disastro, ragazzi, è praticamente l'allarme, tra virgolette, che dà note ai militari, una cosa del genere. E più il livello è alto, più arriva un militare a farci il culo, tra virgolette. Sono forse per il fatto che noi siamo forti. La politica non è un gioco, Senti tizio, io sono un animale. Cosa vuoi che ne sappia io di politica? Al massimo so che cos'è l'equilibrio della natura. Tutte queste strutture non mi sembrano in coerenza con l'equilibrio della natura, quindi vi faccio tutti a pezzi. No, aspetta. Sì, beh, no, veramente quello che ho detto è praticamente quello che forse pensa veramente Godzilla. Perché dico, allora, dicono da sempre che Godzilla, o almeno nei film, dicono sempre che Godzilla sia tipo la reincarnazione, tipo la punizione dei uomini, o comunque sia una... o comunque sia una punizione reincarnata di un mostro gigante per la brutalità dell'uomo, l'arroganza dell'uomo o delle cose del genere. Quindi io distruggo tutto! Perché voi abusate del pianeta Terra! No, magari in realtà Godzilla pensa che in realtà se la mette a mangiare perché è un animale, ma... magari la pensa veramente così. Che poi non si sa neanche se è buono o cattivo, perché nei film o è buono o è cattivo, tipo gli ultimi film è buono. Eh sì, sono sopravvissuta! Sì, che cosa è la causa della sconfitta? Sono troppo forte! Ecco quali sono le cause, signore. Signore, non so come si chiami. Per 4 cm non arriviamo a 70. Che rabbia, ragazzi! Attenzione, possiamo scegliere tra l'area 8 e l'area 9. Entrambe di modalità normale con il leader Cujo. Solamente che qui avevamo già raccolto tutti i dati. L'area 8. Nell'area 9 no. Quindi andiamo nell'area 9. Le dimensioni conto anche per i gaiju, sì, l'abbiamo capito. Ecco, si sì, brava, sì, operatrice G forse. Pa. Leave your personal doubts at the door. We must do as we have set out to.
Earth's generators are equipped with an emergency shutdown system. The population will not be pleased to bear the cost of getting it up and running again, but if it means stopping Godzilla from growing stronger, they'll have to cope. Ah, quindi è a tempo adesso? Sì. È a tempo adesso, ragazzi. Aspetta, vogliono spegnere i generatori. Mi spiace signori, ma io gli spacco comunque i vostri generatori. Abbiamo 5 minuti per distruggerli. Quindi ragazzi, mi sa che per questa volta dovremmo fare a meno del tasso di distruzione 100%. Però aspettate. Per far presto. Questa esplosione qui spacca tutto quello che è nel suo raggio d'azione. Il livello di disastro è ancora a 2. Ah sì, ok, si vanno a sommare i livelli di disastro, ok. La distruzione è già 38. Ma allora vado a soldi codate, così faccio prima. Guarda se mi bloccano, riescono a bloccarmi seriamente, ragazzi. Quella barca mi sta sui coglioni, eh. Posto. E tiriamo dei vicini che facevano un po' troppo male. Tanto spaccate il ventilatore, sì, l'elicottero a suon di testate praticamente. Vai! Volè! Vai! Madonna, poi si pieno l'elicottero, ok. Grande Godzilla, arrogante! Sono delle volte che i kaiju, ragazzi, i nemici, non fanno in tempo ad arrivare. Dai, manca 2 minuti. Dai. Vai, codate, codate. Ah no, niente, fai tempo ad arrivare questa volta, sta arrivando. Quindi, allora ragazzi, sta arrivando, quindi se anche spacchiamo i generatori dovremo far fuori il kaiju. Speriamo che non sia troppo grosso, vabbè, sono 72 metri, dovrei tenerlo se dovrebbe arrivare a 80 metri per riuscire ad avere la possibilità di sconfiggere facilmente. E passo un kaiju. Vediamo l'introduzione. Quella di cui ho parlato nello scorso episodio, la sorella buona di Batra, cioè la sorella di Batra, ed è la buona. Ecco, questa volta, ecco, Moto è venuto sicuramente per fermarci, perché lei in realtà lei invece vuole sicuramente proteggere gli umani. Probabilmente noi siamo un pochino troppo arroganti per i suoi gusti. Ecco Motra, ciao Motra! Ho fatto fuori la lava di tua sorella, farò fuori anche te. Prima volta che la affrontiamo, tra l'altro. 60 metri però, sei sempre comunque più piccolina di me. Codata in faccia. Comunque Matia, lo so che adesso ti interessa farmi fuori, ma io devo anche... devo anche raccogliere i dati.
Cioè, ragazzi, è la prima volta che scappo da un kaiju perché devo raccogliere anche i dati. Mannaggia, le prove a tempo di merda. Come far fare le cose bene? Ma il bello è che c'è lì morti a dietro che vedo il puntino. Ecco, l'ho fatto indietreggiare. Non la cago, ragazzi. Cioè, dietro di me non la sto cagando. C'è stata 3 metri. Tasso di istruzione 92. Ho te la te per il suo dopo, capito? No, questa è l'area 4. Incredibile come ti abbia ammazzato, lo so. Sono forte io, sono una istruttrice provetta. Però non so, vado a trovare i punti dati. Però c'è morta che si è piegato i secoli per raggiungermi. Ma guarda lì come carica. Ah, ruggisce, 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 lei ruggisce. Morta si è indebolita, non indebolito. Attenzione, nuovo Gio. Aia. Oltre non l'ho ancora capito che non la sto cagando, No, questo è il punto 4, devo trovare il punto 2, raga. Mentre c'è moto che mi rincorre avanti e indietro per la mappa. Forse questo è il punto, ragazzi. No, il punto 1. Cento! Vai, ce l'ho fatta intanto! Mi sa che il punto 2, ragazzi, non lo troviamo, faccio prima ad ammazzare Motra. Senti, ma ti voglio ammazzare dopo! Vedi che mi spari i tuoi raggi fighi, ma... Questo è il punto 3 o il punto 4? È il punto 4. Anche a te, ragazzi, ma dove sta il punto 2? Vabbè, sentite, faccio fuori morte, appunto. Pom! Sono di morte adulto, ok. Ah, ok, avevi previsto che avreste perso. Ok, 73 metri 88, poco, mi dispiace. Attenzione, qui possiamo solamente andare all'area. Raccolta dati 54%. Abbiamo sbloccato l'area 21 e 23. Fantastico. Ma faccio ops, posso tornare al menu? Tornare al menu principale. No, torniamo dopo. Ok, allora proseguiamo. Ho già sbloccato l'area 21 e 24, ragazzi. Quindi non è necessario raccogliere tutti gli altri, è necessario raccogliere una certa percentuale. 54% di dato abbiamo.
Intanto il mostro è Space Godzilla, non ho letto. Che è un Godzilla alieno, venuto dallo spazio, che ha incontrato le cellule di Godzilla, penso. Distrutto tutti i generatori, auto e la pattuglia da distruggere 6 per il bonus, ok. Sta arrivando già Space Godzilla, ok. Ah no, cavolo, c'è la righina, non l'ho vista, sorry. Non ho visto la righina, scusatemi signori. Intanto quei dati li abbiamo raccolti tutti, quindi lasciamo stare. Cioè ragazzi, sarebbe molto ironico se riuscissi ad arrivare al boss finale già questa partita, ma non lo trovo assolutamente improbabile. Tipo per arrivare al boss finale dobbiamo arrivare tipo almeno 100 metri. È apparso un kaiju, va bene, vediamolo. Eccoli. E sai i nomi ancora, ma... No, non mi spaccai tutto! Godzilla, spacco tutto io! Sono io il Godzilla che deve spaccare tutto qua. No, invece mi spacca tutto, mannaggia. 70 metri, oh! E solo... Sono alta solamente 5 metri in più. E attenzione, lui quando ruggisce fa saltare fuori dei cristalli. Questa me l'ho dimenticata. Ecco, ogni mostro ha la sua abilità, tipo... Ecco, tipo lui vola, ecco. Fluttua, anzi, non vola, fluttua. No. Aia, che male. Dovrei sparare il gaggio atomico, che fa più danni. Muori! No, no, ho fatto cadere. Ragazzi, sono un mitraglio di botte. Ha spaccato la... Questa cristalla ha spaccato la... La torretta. Lo scudo! Anch'io lo voglio, lo scudo! Lo voglio anch'io, lo scudo! Mannaggia, se ti ammazzo perché tu puoi fare lo scudo e io no! È arrivato... È uscito dalla mappa. Si è indebolito, lo so. Peccato che qui non è che si stancano come mostri altri mostri. Tirano duro fino alla fine. Vanno avanti fino alla fine. Raggio atomico in faccia! Cioè gli manca un punto vita, veramente un punto vita. Morto. Ogni volta che facciamo un kaiju, tra l'altro, non so se avete notato. Assolutamente, vedi che ci sei arrivata. Adesso dovrò spaccare tutti e tre i generatori. Stavo dicendo, ogni volta che spazziamo un mostro, otteniamo delle cellule di quel mostro che servono a potenziarlo nella sezione evoluzione. Perché siccome per appunto quando combattiamo un kaiju possiamo per appunto utilizzarlo nella modalità invadi o difesa o difendi, giustamente ci danno anche le cose per potenziarlo. Boom! Io volevo fare la codata, però non prendere il generatore chissà come. Ho aggiunto la zona 4, sì. Boom! Coprimi, sì, copritemi nel di là, ragazzi. Perché sono morto fra 3 secondi. Certo che però cavoli jet fanno male, ragazzi. Stiamo per salire tra l'altro di livello 3 per il livello di disastro. E ricordiamoci, più alto più ci mandano militari contro.
fai questa attacco qui quando passano i jet. Proprio vedere i suonagli e le pervene. Giusto, Zotto, tecnicamente quando dice così la tizia servirebbe per aiutarci a capire dove si trovano le zone per registrare, raccogliere i dati. In teoria. No, ragazzi, comunque, ridete scherzando, siamo a 78 metri, cioè ancora 2 metri, siamo a 80. Cioè, raga, mi sa che arriviamo. Mi sa che, allora, mi sa che per completare questa partita mi servirà più di 2 episodi. Adesso non posso registrare un altro episodio oggi perché ho la mano del tablet piena, ma mi sa che dopo la cosa vedremo alla... Quando posso adesso, questo, adesso facciamo anche la prossima fase e poi lasciamo... e poi usciamo. Non penso che ci annulli la partita, penso che ce la salvi. Missili di metallo a volontà, ok? Adesso sono grande, lo so. Mannaggia, avrei dovuto attaccare prima. Vabbè, ragazzi, siamo 80 metri. Allora, stavo dicendo, pensavo che in 2 episodi una partita avremmo conclusa, ma mi sa che mi serviranno altri 2 episodi per registrare la fine di questa partita. Siccome però non posso registrare altri video già questo oggi perché il tablet è. Il tablet è piena. Io adesso quando facciamo la prossima tappa, poi facciamo. Poi usciamo, ritorniamo al menu principale, che penso che poi dopo potremo ritornare da dove ci siamo fermati. Non penso che bisogna farla tutta in un colpo, una partita. D'altronde il gioco salva continuamente, quindi. Facciamo un'altra tappa e poi concludiamo l'episodio di oggi. Sì, Emanuele lo prevedo fa volentieri. Non perché sei stato umiliato da un mostro gigante, scusate, no, per... attenzione, andiamo di qua ovviamente. Area 16, dove possono esserci 2 mostri. Qui possono apparire, non 2 assieme, spero. Possono apparire 2 però, possono apparire 2 che non conosciamo. No! Non mi fermate! Che poi ho visto solo adesso che ha le orecchiette. Ma io sì, obbedisco alle forze della tua sorte, voi che non obbedite? Dov'è che tu sei andato alla pattuglia anche qua? Ok, allora ragazzi, qui passo di qua perché ovviamente ci sono da raccogliere i dati e quindi stiamo qua. Allora, vediamo. Qui in quest'area non è che ci possono apparire 2 cage assieme, spero, non me lo ricordo, ma spero che non appaiano 2 assieme. Però possono apparire 2 cage diversi, possono comparire, che entrambi non li abbiamo incontrati, quindi avremo da vedere il filmatino. Credo che caricherò come filmato di gioco. Ponte. Guarda quanti punti mi darà sto edificio gigante? Tanti, me ne ha dati tanti. Boom! Muori ponte! Muori! Solo due generatori ci sono? Ci sono solo 2 generatori, che tristezza! Sì, mandami contro i tuoi militari. Morti tutti. Già cavoli, sono cresciuti eticamente in un colpo solo. Vorrei tanto vedere un kaiju che... Così è nell'area della squadra. Sì, vai. Cazzo, per poco non prendevo i jet. Già tasso di istruzione 83%. Non penso che fai il tempo ad arrivare il kaiju qui, perché i kaiju a volte non arrivano perché non siamo abbastanza grossi. Però cavolo, 37 metri mi sa che siamo abbastanza grossi. Ma come non l'ho preso? Mi stava passando a fianco.
niente, Jenny, niente. Quarta squadra, mi inviano tutte le squadre che c'hanno, io massacro tutti. Comunque siamo ragazzi 90 metri. Io mi sa che al prossimo finale questa partita ci arrivo se avessi abbastanza dati, intendo. Ma mi sa che neanche nelle scorse partite sono cresciuta di così tanto, vero? Così era tutta la zona 7. No, ok, allora mi sono sbagliata, non serve a dirci le cose perché ci stai i dati, dobbiamo trovarla noi la cosa per i dati. Comunque non è ancora arrivato nessuno, ci sono rimasta male, sono andata 90 metri e nessuno è arrivato a menarmi. Sono triste. Ragazzi, comunque, allora il generatore sono anche 100 metri a quanto pare, perché fa posto un'altra quanto generatore. Sì, ma io volevo vedere i kaiju. Vabbè, adesso, siccome quest'area non è troppo grossa, penseremo a raccogliere almeno tutti i dati, almeno quello. 96% tasso di istruzione. È partita l'audio da joystick. Dobbiamo trovare la prima zona d'arte, ragazzi. La prima. E l'ultimo edificio da far fuori, perché mi sono sempre triste però quando non arriva il kaiju. Soprattutto se non ho ancora visto. Sono sempre triste, peccato. Avevo voglia di menare qualcuno anche a questo punto, ma niente. 97. Questo è, ecco, extra! Gaga, non è possibile che non trovo la zona della prima raccolta dati, la prima! E poi il tasso 97% mi sta troppo antipatico. Cavoli, se sono grossa comunque adesso, eh. Siamo partiti con 40 metri in mezzo, vi ricordo. No, quella abbiamo già raccolta. Eccomi! No, è questa, trovata. Tutte le volte gli cago sotto che ho sotto delle voci parte del joystick, che sono i tizi che parlano. Va bene, ok, abbiamo accolto tutto, tranne un'ultima cosa per arrivare al 100% con tasso di distruzione, ma possiamo farne a meno, ragazzi, siamo altri 91 metri! Aia! Suonato 91 metri, ma comunque i generatori mi fanno ancora male con le loro barriere. Porca troia, ragazzi, se proprio l'arma di distruzione di massa contro con zero, dove poi saranno le barriere di difesa. Olè! E abbiamo vinto! Vai, 91 metri! E con ben 91 metri di altezza! Teoricamente adesso da qui, ragazzi, dobbiamo cominciare. Qui potrebbe arrivare anche qui un kaiju che non abbiamo ancora visto, però mi ricordo che non è arrivato l'ultima volta. E penso che invece ci ritroveremo contro i navicelli speciali, tra virgolette, dell'esercito. Ma nel frattempo, ragazzi, la prossima volta. Intanto il video di oggi è che si possono concludere qui. Torniamo al menu principale. Dovrebbe esserci il continuo adesso. Se faccio riprendi i progressi, ecco, riprendi la partita salvata.
Quindi ragazzi, il video di oggi è che ci posso concludere qui. Come ho detto, questa saga penso che non ci porterà via molto tempo, anzi penso che sarà una delle più corte in assoluto sul canale. Penso che registrerò altri 4-6 episodi e poi avremo già concluso la serie, ma è molto divertente come avete visto. Intanto il video di oggi è che si posso concludere qui. Se vi è piaciuto, se vi piace, ricordatevi di iscrivervi, se vi continuate a seguire i video, e noi ci vediamo alla prossima.